Ciao a tutti ragazzi e benvenuti a questo 34esimo vlog di Dark Heresy. Benvenuti, benvenuti, benvenuti. Sì, Dark Heresy. E niente, la volta scorsa ci siamo lamentati che avevate fatto poche domande, nonostante avevate votato il vlog, e chiaramente voi ci avete subito allora detto, ma allora li frego io, facciamo una marea di domande a sto giro e così pappappero, pappappero. Come al solito le regole sono poche ma chiarissime. Una sola domanda a testa, se fate una domanda generica vi cattate una risposta generica e se fate domande a cui non sappiamo rispondere, ve lo diciamo, o su cui non abbiamo abbastanza informazioni, ve lo diciamo. Potremmo anche sbagliare alcune cose perché magari le hanno cambiate nel background negli anni o magari le abbiamo fraintese noi perché può succedere. E noi infatti vi rigiriamo al sito ufficioso ma comunque molto completo di Lexicanum in merito. La Wikipedia di Warhammer 40.000. Esatto, né più né meno. Detto questo, passiamo immediatamente alle vostre domande. Allora, Shapechanger 91, Master Regia, volevo sapere una cosa. Siccome nell'Imperium ci sono un milione di mondi, ognuno diverso, immagino sia possibilissimo che esistano pianeti in cui il livello tecnologico sia superiore a quello medio imperiale. Per esempio, ho sentito che il pianeta in cui Horus venne ferito e infettato dal caos era uno di questi pianeti, ma non mi pare che ce ne siano altri. Conoscete qualcun altro di questi pianeti? Allora, beh. In generale, i pianeti formicaio hanno sempre un livello tecnologico maggiore. Ma forse intende quello come la media di livello tecnologico. Però in realtà, la media tecnologologica dell'Imperium è più bassa di una città formicaio. Base sì, però ci sono dei casi eclatanti Sì, di cioè. pianeti molto più avanzati. Vengono più avanzati. Vengono citati, per esempio, anzi, si racconta nel libro della saga di Isenorn del pianeta di Gudrun o anche Thracian Primaris, con una tecnologia molto più avanzata di quella tipica degli altri. La tecnologia dei droni, la tecnologia delle moto a grav Vero, vero, antigravità. quelle moto Quindi, antigravità erano sempre tecnologia state che, una. oh mio Dio, davvero ce l'hanno qui? Dall'altra parte, praticamente, gli Space Marine devono strappare teste per averla Sì, sui Land Speeder. però è che non è mai però una città dove sembra di guardare un posto futuristico. No, è sempre comunque dark, sempre comunque Ci sono delle risapore aggiunte. gotico. Ci sono in effetti alcune invenzioni più di uso comune, perché in realtà devi avere i soldi per averle. O magari è Però. stato scoperto in quel particolare settore e quindi è distribuito molto bene in quel settore, ma d'altra parte, per esempio, non esiste proprio Sì. quella tecnologia particolare. Cioè, su Thracian parlavano comunque di tecnologie con cui potevi manipolare l'intero ecosistema e tempo meteorologico del pianeta. Poi con conseguenze disastrose a lungo termine, ma siamo all'Imperium e vogliamo avere il sole per una parata. Era una cosa fighissima, ragazzi. Quindi sì, esistono pianeti del genere, ne conosciamo tanti. In realtà no, ogni tanto vengono citate città particolarmente avanzate sotto alcuni aspetti. Ma in effetti si tratta quasi sempre più di singoli aspetti in cui sono più avanzati dell'altro. Non abbiamo delle situazioni assurde. Non so di quale pianeta te ti rivolgi, nel senso, se è quello, forse confondi quello dove fu recuperata l'arma maledetta che poi ferì Horus o il pianeta dove venne ferito Horus. Perché l'arma maledetta con cui venne ferito Horus si trovava su quel pianeta, sulla catena di Sagittario, se ti ricordi, di quell'impero umano che si era sviluppato con Non mi quella. sembra che viene ferito già lì. No, no, infatti lì non Ah, viene ferito, ok. viene recuperata Ah, l'arma. E ok. quello era una tecnologia terribilmente avanzata in mano degli umani. Terribilmente avanzata, più che altro terribilmente diversa da come la conoscevano loro. C'avevano tutti Esatto. questi archi, queste armature che gli umani non le comprendevano Armi bene. laser, conoscenza della musica come linguaggio universale per contattare altre razze. Avevano una tecnologia sotto svariati aspetti molto più avanzata. I campi di contenimento, mi ricordo che possedevano anche le Sì. armature che riuscivano ad essere la metà dello spessore di quelle degli Space Marine, ma più, ma ugualmente resistenti, quindi molto più facili da utilizzare Sì, dai vari no, soldati. purtroppo non, il libro si interrompeva con l'inizio Quello che succede, tra sì. Perché questa guerra, non sappiamo se viene poi non abbiamo esplorata. potuto leggere altri libri. Però ci sono degli esempi fatti. Però appunto sono solo di solito
dei singoli elementi. Anche perché questa era una civiltà pre-Imperium, e infatti era facile trovare esempi molto più Parliamo del avanzati, 30.000, chiaramente, infatti. avanzati prima dell'Imperium. Ezreal91, vi reitero la domanda già esposta nel vlog precedente che non avete potuto inserire qui a causa del fatto che avete già registrato il video. Grazie. Onore a voi, Master, capitolare oscura regia. Volsi domandare una cosa che potrebbe servire nella campagna di Rogue Trade alla quale partecipo. Supponendo che una nave debba attraversare il warp per effettuare il viaggio, il navigator dovrebbe calcolare la rotta, giusto? Ma nel caso siano più navi alleate a dover compiere lo stesso viaggio, viaggerebbero insieme? Giusto? Nel senso, salvo perturbazioni strane, dovrebbe arrivare tutte insieme, più o meno contemporaneamente, poiché la rotta calcolata dovrebbe essere la stessa per tutti. Vorrei avere conferma, grazie. PS, confermo che in Rogue Trade c'è un componente Arcotech per la nave chiamato Teleportiarum. Rarissimo, costosissimo, fighissimo, attira l'ira del meccanico, se dà bonus mostruosi a tutte le azioni di abbordaggio e tessiva, talmente grossi che lo stesso manuale consiglia di nerfarlo. Ok, ma allora è una cosa più che altro da manuale per aggiungere cose in gioco. Ma passando alla tua domanda principale, devi capire che praticamente di solito è una nave che fa da traino per tutte le altre, nel Da senso, traino e faro anche, cioè. esatto, ogni nave di solito ha il suo navigator. Non è detto, le navi più piccole non ce l'hanno, semplicemente seguono le altre navi nel warp del Materium e praticamente si tengono in contatto tra loro. È praticamente come fa una fa da apripista e le altre le seguono, né più né meno. Ci sono le possibilità di comunque avere problemi nei viaggi warp? Certo, che si stacchino, si dividano i gruppi di armata, certo, può succedere e di solito quelle navi vengono considerate praticamente perdute, però di solito appunto è una singola nave o comunque poche navi che alla fine fanno da apripista per le altre e le altre si agganciano, più che altro perché se anche ognuno navigasse per le proprie e tutti avessero comunque l'idea di dove arrivare, il rischio sarebbe di arrivare in momenti diversi. Perché ricordo che il viaggio del warp non è detto che avvenga con il normale flusso temporale, anzi, non avviene con il No, normale perché flusso sennò temporale. non arriveresti in Alcune tempo navi potrebbero a arrivare stabilirti. dopo che il conflitto magari è già finito o prima che le altre navi siano ancora partite dall'altra parte per i problemi di temporali del Di warp. solito si riescono a rimanere più o meno a entrare simultaneamente e seguire la stessa rotta, non dovrebbero esserci troppi sfasamenti Infatti, in un temporali. paio di videogiochi vengono infatti notare delle sequenze dove le navi imperiali entrano nel warp nello stesso identico momento, Sì, cioè vengono portate tutte insieme. c'era Dawn of War che aveva questa piccola animazione, ma Che era però abbastanza. rendeva molto Sì, bene. cioè rendeva comunque l'idea di un tot di flotta di navi che entravano e poi riuscivano insieme. Fugan22, Master Regia, potresti dirmi qualcosa sulle armi al plasma? Grazie, fanno male. È un po' dura come domanda. Beh, allora, cos'è il plasma? Cioè, il plasma lo conosciamo anche noi nel nostro mondo. È praticamente la materia, è uno stato della materia, cioè gassoso, liquido, solido e plasma. Vuol dire una temperatura data dalla pressione che poi porta una temperatura talmente alta che praticamente le molecole formano praticamente un mare, cioè gli elettroni non si riescono più a collegare Le bene. armi plasma vengono definite con la stessa frazione della potenza di una stella, praticamente, di incandescenza. Perché in realtà quello che avviene all'interno delle stelle È un non processo di nel, pressione. sì, non nel nucleo, però comunque cioè nel nucleo è ancora più esagerato, poi queste cose è tantissimo che non le Sì, non guardo. andiamo proprio nel tecnico, Però ragazzi. comunque il plasma sarebbe la materia comunque sulla superficie delle stelle. Quindi le armi plasma usano un tipo di munizioni terribilmente pericoloso. Infatti, il problema delle armi plasma, soprattutto quelle del 40° millennio, perché hanno avuto dei problemi nei millenni, è di surriscaldamento, che può arrivare a uccidere lo stesso utilizzatore, a fondere l'arma e a uccidere l'utilizzatore, che viene letteralmente bruciato vivo lui stesso. Sì, Le armi plasma sono anche in grado di sciogliere nemici. che poi nel gioco hanno comunque delle statistiche con dei limiti Chiaro. rispetto a quello che potrebbero fare nella Ma realtà. perché ovviamente devi portarlo su un piano tecnico Sì. di numeri. Però di base so è Sì, questo, sono una possiamo tipo. dire che a livello logico, a livello pratico, è un plasma già più controllato, che rischia di esplodere come solo riscaldarsi, rischiando di danneggiare chi lo usa,
soltanto dopo un uso prolungato, dopo un malfunzionamento. Però dovrebbe essere tipo più controllato. Possiamo anche aggiungere che le navi imperiali, i titani, montano reattori al plasma come batterie. Quindi è una tecnologia terribilmente comunque utilizzata nell'impero e pericolosa. C'hanno cannoni che sono lunghi, cioè larghi quanto un carro armato e lunghi più o meno il doppio al plasma. E i reattori plasma sono considerati al pari praticamente di una bomba nucleare, anzi molto più potenti di una bomba nucleare. Non a caso i reattori plasma di formicaie e navi sono terribilmente protetti, perché se si arriva lì praticamente puoi distruggere tutta la nave o il formicaio direttamente. Tarkus VFV. Salve Oscura Master e regia, nello scorso video avete parlato di come i Geroraptor segnalano alla flotta alveare i pianeti nutrienti, quindi anche la creazione del culto dei Geroraptor. La mia domanda è: ma l'Imperium ha modo di riconoscere, mamma mia, manca l'H, ha modo di riconoscere il cultista dei Geroraptor in tempo, compresi anche i cultisti al terzo stadio, quindi completamente umani, prima dell'invasione planetaria da parte dei tiranidi? È molto difficile, è terribilmente difficile, è per questo che comunque Lord Oxeno è sempre alle prese con lo scoprire infestazioni di Geroraptor. Perché uno dice, ma l'Inquisizione è strosa, l'Inquisizione è paranoica. No, l'Inquisizione di Warhammer 40.000 ha tutte le ragioni. C'ha ragione. Cioè, per quanto puoi dire che sono dei pezzi di merda, c'hanno ragione. Cioè, il tuo maggiordomo può aprire la faccia, in realtà, avere i tentacoli. Cioè, no, gli spari al maggiordomo. Così, perché ti sei svegliato storto la mattina. E non è così assurdo, no? Del genere, veramente, che il tuo maggiordomo sia uno del culto dei Geroraptor potrebbe essere veramente cioè è per questo che comunque l'Inquisizione è terribilmente paranoica verso l'esterno e verso anche l'interno, perché ricordo che è terribilmente paranoica verso anche gli altri inquisitori. E l'Inquisizione può riuscire a, sì, se magari ci sono magari degli arbites o comunque degli accadimenti che fanno sospettare all'Inquisizione sparizioni piuttosto che strani avvistamenti, potrebbe iniziare un'indagine che porta a smascherare. Quando però si rivela che l'infestazione è troppo profonda, lì si arriva per bruciare e si cerca di bruciare il necessario senza bruciare l'intero pianeta. Ma a volte Lì dipende molto dalla mano di chi chi è al comando. Dall'inquisitore, come la pensa, come ragioni in quel momento. Perché ci sono gli inquisitori che magari sono più per sarebbero troppe cose sprecate. Con un lavoro di fino possiamo riuscire a estirpare il tutto senza buttare via un pianeta. Creighton non era tra quelli. Esatto, altri che dicono: no, sti cazzi. Bruciamo tutto, ne abbiamo altri. Bruciamo tutto, ne abbiamo altri, ma soprattutto è più sicuro. Perché c'è sempre una questione di è più sicuro. Perché il culto del Geroraptor è particolarmente difficile da estirpare. Basta anche un solo Geroraptor che sopravvive e potrebbe ricreare l'intero culto. Quindi è come avere una cellula cancerogena, basta che te ne sfugga una di merda, e non hai risolto nulla. Si ripresenterà il bastardo. Purtroppo un inquisitore che ha avuto tanto a che fare con i tiranidi, sa bene che, ok, diciamo, bruciare un pianeta sembra estremo, un pianeta assimilato dai tiranidi è peggio, perché vuol dire che quelli lì possono continuare nutrirsi e tutto il resto. DB91, mi dispiace master, ma mi dimentico sempre di fare domande. Ok, master, la presunta regia: quante persone conoscono l'esistenza degli antichi? Nel senso, a parte di Eldar, ci sono altre che sanno la loro verità? Ad esempio, l'imperatore sapeva della loro esistenza, e se li conosceva, cosa ne pensava? Bella domanda, difficile. Prima di tutto, neanche gli Eldar sapevano esattamente degli antichi. Cioè, loro sono stati creati dagli antichi, però loro li vedevano appunto come le divinità, nel senso che li hanno confusi comunque, li hanno omaggiati in maniera da renderli delle divinità. Quindi anche gli Eldar in realtà hanno una scarsissima conoscenza degli antichi. Su cui ti faccio un esempio. Fai conto di quanto con il ceto comune proprio l'identità degli dei del caos sia poco chiara, poco precisa. Tu pensa gli dei di una razza, gli dei morti di una razza praticamente morente del passato. La gente comune non ha idea di chi cazzo siano gli antichi. Forse alcuni inquisitori xeno. Ma secondo me in realtà sono più che altro storie, miti, leggende. Ma infatti, secondo me,
L'imperatore potrebbe conoscere qualcosa? Beh, vaffanculo, è uno degli esseri perpetui, però non... Probabilmente può aver sondato Ma l'universo con la potrebbe non... mente e aver Ma, trovato e potrebbe invece qualcosa. non sapere nulla. Forse gli unici che realmente sanno qualcosa bene degli antichi sono gli stessi Necron, perché combatterono gli antichi al tempo. Però vai a parlare con gli Cioè, Necron. il fatto è che no, noi ovviamente abbiamo questa vasta conoscenza perché abbiamo l'occhio da fuori e vediamo tutto. Ma uno all'interno, come cazzo ne viene a sapere queste cose? Cioè, appunto, per gli Eldar sono gli dèi, cioè non è che hanno nulla di sicuro. Se li hanno resi dèi, è perché non li consideravano veramente degli esseri Erano troppo sovrannaturali. potenti sotto svariati aspetti. Esatto, quindi arrivare ad altre razze Veramente, forse arrivano gli come unici che miti. sanno qualcosa degli antichi, e credo che anche l'imperatore, perché non è abbastanza antico, lo stesso imperatore ha solamente 48.000 anni, una roba del genere, o comunque non è che ha Sei un abbastanza... giovincello. È un giovincello l'imperatore. Beh, confronto ai Necron, porco Giuda, sì. Forse sono proprio i Necron che, riguadagnando la loro psiche delle ultime edizioni, quindi in realtà potrebbero aver conservato i ricordi degli antichi, perché Sì. Non combatterono gli antichi e le loro razze. so se tu ti sei letto l'ultimo manuale dei No, Necron, quindi in purtroppo no. realtà non lo sappiamo. Esatto. Pollo Pollis, Salve Master and Co. Volevo chiedere se nell'universo di Warhammer c'è il culto dello sport, se consideriamo intrattenimento, e se visto come anche business dentro delle razze, ma soprattutto si gioca a Blood Bowl. Blood Bowl No. è lo specialist game creato, ma in maniera goliardica, non esiste in realtà, per Warhammer Fantasy. Di Warhammer 40.000 esistono dello sport? Sì, ma non Sicuramente ce sì. n'è una cosa universale. Cioè, nel senso, non c'è il calcio. Sì. Cioè... E soprattutto viene neanche usato, meno non viene mai detto come strumento praticamente di controllo, di unione, di massa. Cioè, No, perché c'è la fede imperiale. non è come, che ne so, Sudafrica, Mandela ha usato comunque i mondiali di rugby per unire il paese. No, Ragazzi, c'è la fede. ricordo Cioè, Warhammer 40.000, prendete il Medioevo. E ci siamo. Lo sport ci poteva essere anche, cioè, Ma in maniera minore, non in... esisteva il gioco della palla, ma... In alcuni libri di Warhammer vengono citati soldati che giocano con una palla. Non Sì, si io... sa che gioco è. Vengono citati altri giochi. Il Vengono più famoso è il Regicidio, che è una specie di scacchi che di Warhammer esatto, 40.000. cioè vengono comunque detti che c'erano, che ne so, sudani, c'erano i campionati di lotta libera su un altro pianeta, c'erano comunque le gare con i vari paesi del pugilato, cioè non è che non viene mai, Non c'è uno sport unificante. non c'è uno sport unificante e personalmente Non c'è la Coppa Universo, la Coppa Imperium. E Non personalmente esiste. non ho sentito neanche sport così particolari come Blood Bowl o quello che potrebbe essere un Quidditch, perché comunque è una cosa fantascientifica, quindi si potrebbero anche inventare cose particolari. Io non ho mai sentito nulla. Assurdo, sono gli Elder Oscuri gli unici che hanno come razza uno sport di razza, che è i combattimenti nell'arena, che ce l'hanno in. Cioè, tutti gli Elder Oscuri considero i combattimenti nell'arena. O gli orchi, le gare con le moto, con i camion, è comunque uno sport. Sì, Però vabbè. sono orchi, quindi. Wog! Cioè, il passaggio tra sport e rissa. È sempre troppo labile. Allora. Ragazzi, Lord Redbliss, Master Regia, domandone. Una flotta tiranide ha deviato nei territori degli orchi. Gli orchi diventano più forti a furia di combattere. I tiranidi diventano più forti assorbendo DNA. Quindi si autopotenziano a vicenda. La domanda è: se uno dei due dovesse prevalere, secondo voi chi sarebbe vincitore e quanto sarebbe nella melma l'Imperium? Se lo chiedono anche molti analisti imperiali, quando Krippmann deviò parte della flotta tiranide nel sistema di. Com'è che si chiamava? Magari qui qualcuno qui anche là sotto Octarius, esatto, qualcuno l'ha scritta nel sistema di Octarius. Deviò una parte della flotta tiranide nel sistema di Octarius, perché per Krypton era non possiamo sconfiggere nel momento, beh, li faccio picchiare con gli orchi e poi ci ho pensato e ho detto, e poi quello che esce fuori, se vincono i tiranidi assorbono una marea di massa. Se vincono gli orchi, escono fuori con una fottuta wag enorme. È un cazzo di casino, ragazzi, perché sono in effetti due forze, tiranidi e gli orchi, che hanno una specie di moto perpetua. Perché
Nel senso, i tiranidi devono divorare per continuare a creare razze, per continuare a creare nuovi membri dei tiranidi. Gli orchi, più combattono, più diventano forti, più spargono gemme, funghi, spore. Quindi si aiuta la cosa. È un cazzo di casino, eh. C'è da dire che gli orchi, ok, combattono, muoiono, comunque spargono funghi, ma non è che lo fanno a una quantità che crescono sempre. In realtà gli orchi possono prenderle, cioè le guag vengono Ma ricacciate. anche i tiranidi, se non riescono a divorare abbastanza biomassa, non Esatto, riescono a produrre. Ricordo nel Codex della Guardia viene citato un reggimento tipo Stroiani che fa esplodere l'intero formicaio con metà dello sciame tiranidi dentro per negare la biomassa. E così facendo affama l'intera flotta scheggia, che muore da sola perché non ha più la biomassa per rigenerarsi e spostarsi su un altro Cioè, pianeta. sono due razze che sicuramente si pompano combattendo, assorbendo man mano, ma comunque non è che sono invincibili, che non hanno un limite che possono raggiungere. Cioè, possono essere affrontate, sono però terrificanti. Chi vincerebbe tra i due? Difficile, però di sicuro viene citato appunto che gli analisti imperiali sono terribilmente preoccupati di come andrà a finire. E Guts Ultraca mi sembra che girava da quelle parti ogni volta che viene citato. Quindi Se dovessi lanciare una moneta sui tiranidi, ma in una situazione normale, se per esempio so che ci passa la Guts Ultraca, ritiro per un semplice motivo, perché gli orchi tendenzialmente partono divisi. Se esatto, hanno non c'è bisogno un di un capoguerra, leader di per solito averle il bene. capoguerra c'è quando parte la WAG, se non sta partendo la WAG non c'è un capoguerra unito. Yep. Allora, Alessandro Negri, Wolf 95. Vabbè, se proprio devo fare una domanda, potete parlarci del mondo capitolare delle salamandre e come lo Se proprio deve gestiscono? fare una domanda. Infatti. Allora, il mondo capitolare delle salamandre si chiama Perturabo? Prendo lo codex. Com'è che si chiama? Sì, se prendi un attimo il codex. Mi sembrava proprio che si chiamasse Perturabo, però non vorrei dire una boiata. E il mondo capitolare delle salamandre è un posto di merda. È una specie di pianeta vulcanico con profondi terremoti, vulcani che escono, eruttano, non si danno proprio, non si fermano mai quei bastardi. E quindi c'è un grande casino del pianeta capitolare notturno, scusate, era notturno, si chiamava. Allora, notturno, il pianeta capitolare delle salamandre. Che si può dire di particolare? Le salamandre lo gestiscono personalmente e sono uno dei pochi pianeti esistenti della Space Marine, forse l'unico altro è i sistemi di Mackrage, dove gli Space Marine girano tra la popolazione, si mostrano alla popolazione e interagiscono costantemente con la Sì, popolazione. ricordiamo che su tanti pianeti gli Space Marine sono queste figure praticamente Divinizzate. divinizzate, cioè su Ferris sono gli dei che vengono e ti scelgono per portarti Esatto. nel Valhalla praticamente. Praticamente il corrispettivo. Il corrispettivo invece è più simile tra ultramarine e salamandre, che invece gestiscono in maniera molto più diretta e personale il proprio pianeta. Cose particolari? Le Sono salamandre tutti neri. sono tutti neri, ma non perché sono neri, ma perché il loro seme genetico gli procura la pelle nera. Non mi ricordo se la popolazione è No, proprio non scura so, di cioè pelle. non sono scuri di pelle, vengono trasformati, non mi ricordo, però il nero Tanto gaietto è perché è indotto dal seme genetico. non sono neri, sono proprio neri. Sono un bianco pitturato di nero, ragazzi, veramente. Al tempo al Games Workshop ovviamente si facevano le grasse risate razziste quando inventavano i capitoli di Space Marine. E che dire, le salamandre prendono nome dalle salamandre di fuoco del loro pianeta natale, brutte creature enormi che sputano, indovinate un po', fiamme, e che di solito sono alla base del passaggio di testimone di un novizio, un esploratore al grado di Space Marine. Devono Notturno, ammazzare una sì. cazzo di lucertola di fuoco, perché così al tempo Vulcan si sfidò con l'imperatore nel portare indietro una lucertola di fuoco, e quindi
L'ultima cosa da dire mi sa che beh, è un mondo forgia, o l'avevi già È un detto. simil mondo forgia, simil perché non è propriamente gestito dal Mechanicus, è gestito dalle Sì. salamandre che utilizzano la tecnologia di Vulcan che gli è stata lasciata per rendere molto migliori le condizioni della Sì, popolazione. dei salamandri comunque E sono dei mastri armaioli di prima qualità. Esatto, cioè sul pianeta, e infatti molti nel capitolo sono mastri armaioli artigianali, comunque esperti. E non tutti sono Tech Marine, ragazzi, è un caso molto particolare lì. Non tutti sono anche Sì, Tech Marine. infatti si discosta dal Mechanicus, non entra in conflitto, però è molto Perché particolare hanno perché... entrambi un profondo rispetto, quindi comunque c'è una Sì, convergenza. è una cosa culturale praticamente loro. Sì, esattamente. Altre cose, ragazzi, purtroppo non ne sappiamo così tanto. No. Esatto. Lord Marco, io mi chiedo, ma secondo la loro ufficiale Golden Throne è messo male, metterà in serio pericolo la vita dell'imperatore nel breve termine. Come riusciranno a salvarlo? Useranno i suoi geni per creare un clone e trasferisci la sua coscienza? L'Adeptus Mechanicus si farà le grandi risate rendendolo un vero e proprio omnissia, cyborg cazzutissimo? Un incrocio tra i due? Se lo fanno perché non lo fanno, non l'hanno fatto prima? O semplicemente perché non gli hanno collegato un meccanismo almeno per permettergli di comunicare, oppure semplicemente schiatta e basta e diventa una vera e propria divinità del warp al pari degli dei del caos, perché non è nessuna di queste cose. Hai completamente sbagliato, Lord Allora, Marco. si dice che il trono man mano stia perdendo d'effetto e Oddio, che... l'Adeptus Mechanicus ha riscontrato un malfunzionamento all'interno del trono. Esatto, contando che non hanno idea di come funzioni in realtà. Perché fu creato dallo stesso imperatore, cioè venne Co montato dallo per stesso unirsi imperatore. al faro. Ma andando per ordine, useranno i suoi geni per creare un clone e trasferisce la sua coscienza? Non è possibile, non puoi clonare l'imperatore e sperare di portarci la sua coscienza. No. Cioè, non con un corpo che non esploda. Puoi portarlo in un cyborg e creare un cyborg cazzutissimo? Non sarebbe quello che vuole fare l'Adeptus E Mechanicus, soprattutto il cyborg, che è vietato è totalmente. terribilmente vietato perché dovrebbe avere una componente comunque di No, cervello. cyborg intendi che, cioè, se intendi con il cervello dell'imperatore e tutto il resto metallico, tu stai dimenticando un fatto fondamentale. Non è che l'imperatore non gli si può collegare qualcosa che gli permetta di Vero, parlare. cioè, vero, Non può parlare. quella comunque if the Emperor have a device speech, quel canale di YouTube di Sì. Anche molto carino, bello, non è vero, per il semplice motivo. se in uno dei libri, madonna, fa una boiata. Sì, quello della guerra dell'Inquisizione, ma perché? L'imperatore parla, mamma mia. Ma perché la sua mente è nel fottuto immaterium, lo sta soldando per tenere aperto sto cazzo di L'astronomicon. astronomico, E non che... il problema è proprio lì. Non è che nessuno ci pensi, ah, stacchiamo, magari si reincarna e altro, a parte che nessuno sa che l'imperatore probabilmente si reincarnerebbe una volta ucciso, perché è uno degli esseri perpetui, cioè la sua essenza probabilmente si reincarnerebbe. Non diverrebbe una divinità pari divinità del warp pari dei del caos perché non può farlo, è un'altra creatura l'imperatore, Sì. non è un dio, ragazzi, è divinizzato dall'impero, ma non è un dio, non ha il potere di un dio, lui stesso non si definisce un dio perché non ha quel Sì, potere ha un potere immenso, ma non come gli dei. superiore a qualunque umano avrà mai. Vero, il faro poi aumenta ancora di più i suoi poteri, facendolo fare da faro per tutta la galassia, ma è sempre umano. Il problema fondamentale di tutto questo è che l'imperatore probabilmente la cosa migliore per farlo tornare sarebbe ucciderlo, lasciarlo morire e l'imperatore si reincarnerebbe. Probabilmente è assicurato? No, cioè, chiaramente c'è un rischio. Si potrebbe reincarnare. Il problema è che appena muore crolla l'Astronomicon. Se crolla l'Astronomicon, crolla l'Imperium. L'Imperium non può reggere senza l'Astronomicon. Sarebbe come un condominio. Ma neanche un condominio, come una città nel blackout totale, totale. E in giro per le strade ci sono bande armate di criminali pronti a pestare tutti. E E soprattutto, tu non hai modo di chiamare la polizia, di coordinarti con la polizia. Come cazzo fai? tu magari dici, ok, io so che l'imperatore se stacchiamo la spina si reincarna. Quanto ci mette? Infatti, Magari non è detto che ci metta un secondo. si reincarna in un bambino, magari si reincarna tra 100 anni. Ma non hai mai immaginato un imperium totalmente diviso tra sé, i mondi che sopravvivono soltanto grazie ai commerci?
tra vari mondi. Alcuni potrebbero anche farlo, ma si tornerebbe, cioè l'Imperium crollerebbe. Sì, cioè si tornerebbe a una situazione di preeresia, quando solo i sistemi limitrofi riuscivano a gestirsi, oppure i pianeti solo dello stesso sistema riuscivano a tenersi in contatto, e basta. Perché a quel punto il warp sarebbe inutilizzabile per viaggiare. Soprattutto ormai l'Imperium... Che la Navigator si spara un colpo in testa, perché non servono più al cazzo. Soprattutto l'Imperium ormai è parte della cultura. Magari certi mondi non sono più sostenibili tra di loro. Non ce la fanno più. Sono i mondi Forge, per esempio, quasi sempre, hanno un clima che non permette agricoltura o altro. Devono importare tutto quanto. Esatto, quindi Lord Marco, non si può assolutamente fare quello che tu facevi. Un'ultima cosa, importarla in un cyborg, oddio, hanno provato a fare una roba del genere. Ricordiamo il terzo di Eisenhower con... una intelligenza portata dentro, sì, un corpo. Sì, era una cosa molto particolare, probabilmente c'era roba molto anche macumba oscura. Però non hanno mai provato con una mente dell'inverno dell'imperatore. Anche perché probabilmente dovresti scollegare per un secondo la mente dell'imperatore. E comunque otterresti quindi la fine dell'Astronomicon. Sì, sì. E basta un secondo e parliamo di milioni di navi perse nel warp. Uno. Sì. Così. È impossibile replicarlo perché basta... Ma fate con essere perpetuo, quindi... Parli quello. Ricordiamo com'è nato. Probabilmente troveresti con un cervello che ormai è più inutile perché si sta rincarnando da un'altra parte. Come fai a replicare uno che è nato, almeno secondo la leggenda, che noi sappiamo che è così, ma dal sacrificio di quanti? 40? 100? Di 100 opzioni? Degli antichi sciamani della Terra. Come fai? Cioè, a livello scientifico, come ragioni? Ma infatti stiamo parlando dei perpetui, queste creature... praticamente no senso. Mm-hmm. Detto questo, passiamo a Randomic Geek. Ci siamo persi molto su questa domanda, ma era molto interessante. Esatto, se non era più un punto della domanda. Randomic Geek, cari master di regia, vi consiglio la lettura di The Old Guardman Party, racconto in game di una lunga campagna di archeresi molto interessante. Ok, domanda. Conoscete il Farseer Eldrad? Perché viene considerato uno stronzo? Ho letto la sua pagina su un D4 Chan, ma vorrei sapere da dove deriva questa sua fama. Va alla leggere su Lexicanum, è sinceramente migliore come fonte. Io ho provato Eldrad, purtroppo i personaggi li conosco veramente. Eldrad, il capo veggente di tutti. Perché è uno stronzo? Perché in gioco era uno stronzo, probabilmente è quello che intendi. Ma sì, cioè io... In gioco era uno stronzo perché era difficilissimo da uccidere. Sì, io mi ricordo che c'era tipo la storiella di tutti gli altri che facevano comunella perché non lo sopportavano più, perché era quello che si rattirava, era il perfettino, cioè aveva l'unità ispirata più potente, faceva tutto lui meglio. Sì, che era in pratica... Probabilmente poi più che altro lì veniva, su un D4chan veniva criticata il suo utilizzo in gioco, quindi il suo essere stronzo in gioco. Che di si Bengra... rispiegava poi probabilmente. Di Bengrado invece no, è uno degli eroi tragici degli Eldar che cerca di impedire la fine praticamente, quindi... dal punto di vista era stronzo il gioco quando te lo trovavi sul campo di battaglia. Quindi mi sembra che aveva un tiro salvezza al 2+ di base comunque, quindi sti cazzi. Detto questo, passiamo oltre. Francesco Apar, master, ci può parlare delle granate vortex e del loro pericoloso effetto? Allora, le granate vortex non mi ricordo esattamente a livello scientifico come funziona, ma le granate vortex praticamente aprono uno squarcio nella realtà e butta tutto quello che incontra di là. Allora, non sono buchi neri. Semplicemente però, ti manda in un'altra dimensione. Sì, sono praticamente vero fratture nelle dimensioni. E in dimensioni da cui non torni. Esatto. Cioè, non è che dici, oh figo, ci faremo una abbastanza grossa e ci passiamo le nave e mandiamo l'esplorazione. No, sono cose totalmente instabili. E ok, le attraversi, ma vieni smolecolato nel mente. E sono... erano terribilmente forti in gioco e terribilmente incostanti. Terribilmente incostanti, schierabili soltanto in gioco nelle partite d'Apocalisse, cioè quelle veramente massive perché è una tecnologia rarissima. E c'era sempre quello stronzo di eroe che lo utilizzava sullo stronzo di titano della battaglia, perché era sempre così. Sì, perché praticamente tu la lanci contro una granatina con un titano, gli fa sparire una zappa. Ma neanche, sparisce tutto, perché in gioco proprio
problema è che poi la granata tornava indietro, poteva tornare indietro, e quindi ti spariva il personaggio, e poi ti spariva magari quell'altro tuo mezzo. Io mi ricordo magari il tutitano che piangeva lacrime, ti si avvicinava a sta casa di granata e spariva anche lui. Io mi ricordo in un apocalisse che abbiamo fatto, me l'hanno impedito, l'avevo provato a nascondere, a proteggere in tutti i modi, ma chissà perché me lo volevo far distruggere, avevo il suppostore, lo chiamavamo. Questo il missile vortex grosso, di solito si lancia la granatina. Io c'avevo il missile lungo così, che avrebbe fatto una pizza così di vortex, su un tavolo di miniature. Praticamente, sparito tutto. E lui aveva una fortezza. Esatto, e quindi noi non volevamo che quel missile partisse, quindi stranamente io lo impedimmo, stranamente. Allora, Borgo Games 94. Salve Master, spesso si spiega il rapporto tra l'impero e le altre fazioni di Warhammer 40.000 e le varie battaglie combattute con determinate fazioni, ma raramente ho sentito parlare del rapporto che hanno le altre fazioni tra loro, forse perché la maggior parte dei fan di Warhammer 40.000 che conosco sono imperiali. Quindi la mia domanda è: ci sono state battaglie magari anche importanti tra gli orchi e il caos? Effettivamente gli orchi credo facciano guerra qualunque cosa si muova, ma il caos vede gli orchi come un nemico da sconfiggere o si interessa principalmente all'Imperium? Se non è un, e purtroppo devo ricaricare perché non mi ha fatto vedere la... Ok, vediamo. Se non è un problema, nel futuro di blog piacerebbe fare domande simili, ma su altre fazioni, per riuscire a comprendere i rapporti tra loro e conoscere qualche battaglia interessante. Ok, allora, non è che siamo espertissimi di questo campo. Parliamo di questo, orchi e caos. Sì, però c'è da dire che di partenza, perché noi parliamo sempre di rapporti con l'Imperium? Perché l'Imperium è quello più vasto. Per quanto gli orchi, i tirani abbiano anche loro dei vasti imperi, anche il caos, cioè... i tirani magno, tutto quello che sì, no, dico, cioè, vasti imperi, però sono lontani, in mezzo c'è sempre l'Imperium. Esatto, in mezzo. E quello è il fatto, è sempre lui, però, che ha i rapporti. Parlando di orchi e caos, allora, gli orchi e il caos possono avere rapporti. In Dawn of War 1 c'erano, per esempio, rapporti tra gli orchi e il caos. Rapporti dove, sì, finché magari tu mi vendi quelle armi o mi procuri qualcosa, ok, non ti picchio. Poi, appena non ce le ho, probabilmente ti picchio. E probabilmente tu stai già pensando alla stessa identica cosa. Di solito, cosa che in effetti avviene. Di solito la cosa più classica è il caos che tenta di mandare gli orchi come carne da macello per assaltare poi un sistema imperiale. E quindi in realtà gli orchi e il caos di base, a meno che non ci siano dei commerci, ma è difficile anche di base stabilire un commercio con gli orchi, si picchiano. Sì, non c'è nessuno problema. Il caos considera gli orchi un obiettivo di distruggere? Non particolarmente. No, non sono il loro obiettivo. Perché comunque l'obiettivo del caos è la corruzione, la distruzione comunque dell'imperium e dell'imperatore, cioè l'imperatore è il loro obiettivo principale. Perché è quella nocciolina che gli si è incastrata nella gola agli dei del caos. Porca miseria, li voglio. Che gli dei del caos alla fine gli erano combinati tutto all'imperatore, gli hanno sportato via i primarchi, gli hanno corrotto il figlio preferito. E in realtà la cosa dei primarchi sparsi in giro non è neanche quanto pare del caos. Vabbè. Comunque se avessero potuto l'avrebbero fatto loro. Comunque, per quanto sia onnipotente rispetto comunque all'imperatore e tutto, e di sicuro in un confronto diretto gli farebbero il culo, l'Imperium sta ancora lì. Cioè, nonostante tutti i loro poteri, l'Imperium sta ancora lì. Back. E quindi si picchiano. Di base tendono a picchiarsi. Faccio una picchissima citazione prima di chiudere. In uno dei manuali dei Codex, non mi ricordo in quale, veniva citato una wag degli orchi che finisce praticamente su un mondo demoniaco di Khorne, e Khorne gli manda addosso le sue truppe e ammazza tutti gli orchi, perché vabbè, è il mondo demoniaco di Khorne. Però si è divertito e quindi fa risorgere gli orchi, e ogni giorno gli orchi e i demoni si massacreranno. Il problema è che agli orchi piace. Gli orchi sono contenti. Cioè, quindi... Sì, danno soddisfazione in effetti i demoni da affrontare. Esatto. Né più, né meno. Comunque, poi magari si risponderà anche per altri rapporti tra altre razze. Però si picchiano. Tranquillo che si picchiano. Sì. E quando non si picchiano ti stanno per incolare, in realtà. La cosa è che è sempre più normale che ci sia di mezzo l'Imperium. Ma perché è quello più vasto. Esatto.
JTK, salve Master G, vorrei porvi un nuovo quesito su Dark Heresy o sull'universo di 40.000 se preferite. In base a quello che ne so, le navi dell'Imperium utilizzano il warp per viaggiare a velocità incredibile e raggiungere distanze enormi in pochissimo tempo. E mi pare che anche alcuni altri Xeno lo facciano, al contrario di Tyranidi e Necron che non lo usano affatto. Il genere umano usa quindi la luce dell'Astronomicon per orientarsi nel Materium e grazie ad esso sono state create delle rotte sicure tra i pianeti principali. Queste rotte vengono seguite grazie ai Navigator. Premesso ciò, e anche il fatto che non ho idea di come le altre civiltà aliene si orientino in viaggio nel warp, sarebbe secondo voi possibile che due o più navi si scontrassero nel Materium e, a dispetto degli scudi Geller, che ingaggiassero anche battaglia al suo interno? Grazie mille, Loda, l'imperatore. No, è talmente infinitesimale la possibilità di incrociarsi nell'immaterium e cioè, no, è troppo. L'immaterium è comunque. Non è escluso se magari metti in ballo gente tipo inquisitori o magari Eldar o altri che decidono di tendere un agguato esattamente lì perché sanno che magari quella flotta partirà da lì e sanno che deve tanto andare là e quindi magari sanno in qualche modo, però che si incrociano casualmente, no, no. Se una fazione sta cercando di intercettare l'altra, sarebbe praticamente impossibile per quasi tutte le fazioni, ma alcune potrebbero farlo. L'Inquisizione ha risorse assurde, quindi potrebbe anche riuscire in alcune cose. E dopo quello che ho letto in quel libro di La guerra dell'Inquisizione, veramente io non so, non ci credo. Ci giuro, fanno un incontro nel materium, incrociano una nave nel materium e si trovano lì. Ma cazzo fai? Anche perché comunque, cioè, l'immaterium è la sacca alla fine tra il nostro universo e il warp. Non è un universo, ragazzi, non è un universo fisico o con dei confini. Esatto, a parte che non è fisico, non ha dei confini, ma poi è comunque vastissimo, è grosso. Se è una zona che si trova tra il nostro universo e la dimensione del warp, vuol dire che è grosso minimo quanto il nostro universo. Vero che noi abbiamo tutte le rotte degli aerei che bisogna farci attenzione perché si possono Ma si incrociare. parla di nel piccolo sistema, prendi lo Esatto. spazio, prendi l'universo. No! Spazio. Esiste la possibilità, è quasi infinitesimale. infinitesimale, quasi inutile, mi verrebbe proprio da dire, Tendente allo zero, si perché potrebbe dire tendente allo zero, sì. con una minima possibilità che succeda, c'è sempre, ma è tendente allo zero. Sì, perché trascurabile non è giusto, mi viene a dire quasi inutile la probabilità che esista, perché può capitare, vero? Ma sarà una nave su tutto l'impero. Ultimissima domanda, Mr. Skipan. Salve regia e autonominato Master. Si è parlato di antichi Eldar, ma la prima razza creata dagli antichi non sono gli Islan. Sapreste dirci che relazione avevano gli Islan con antichi ed Eldar? Un salutone alla regia e alla regia. Vaffanculo, Mr. Skipan. Però Zlan sta parlando del fantasy. Infatti ha confuso perché in effetti lascia in effetti un dubbio la cosa, perché nel fantasy ci sono gli antichi che crearono gli Islan che gestirono la situazione. I due portali che ci sono in Warhammer Fantasy potrebbero essere facilmente intendibili come due gate della rete che sono stati corrotti. Quindi è chiaramente un grosso riferimento. L'universo 40.000 è un'altra cosa. Punto. In realtà è questo, basta. Sì, hanno Se fatto. anche hanno creato gli Islan, non è che hanno creato prima gli Islan e poi altri, è che in Warhammer Fantasy crearono gli Islan perché avevano bisogno di quella razza per gestire quel pianeta. È un po' come dire, perché qui poi lo generalizzo e farei vedere, però voi siete i miei primogeniti creati per combattere il caos. Guardate. Crea un'altra razza. Voi siete i miei primogeniti creati per combattere il caos. Contando Andate, poi che vado agli orchi. Oh, voi dovete mettere un po' di ordine che ho creato casino. unga babunga. Però siete i miei primogeniti. Mario, ma tu credi che abbiamo fatto un buon lavoro con questi ultimi primogeniti? Ma senti, diamogli degli sgorbietti, però intelligenti, affiancati. Mi sembra una cagata, Mario. Ma solo a me sembra una puttanata. Oh, hai No, un'idea guarda che in migliore. effetti mi sembra una cagata anche a me. Però. Oh, il caos arriva, sbrigati che qua dobbiamo chiudere parecchi burattini prima che sia tardi. Ragazzi, è quella la situazione. Non è, nel senso, gli Islan furono la prima razza. Poi
Ma lo dicono, chi lo dice? Lo dicono loro? Lo dicono... Gli Eldar hanno divinizzato gli antichi, gli orchi non se ne ricordano. Probabilmente tutte le altre razze che magari hanno creato, tra cui magari, che ne sappiamo, anche gli esseri umani, difficilissimo, ma possibile, non se ne ricordano. Quindi, che può dire? Tana, sono io il primogenito degli antichi. Neanche gli Islan, perché gli Islan sono del fantasy. Se ci sono riferimenti degli Islan nel 40.000, non lo sappiamo. Sebbene chiaramente ci sia questa assonanza, è chiarissimo. Ci siano comunque razze aliene con poteri grandi, però... Però ricordiamo che Warhammer Fantasy ha questa connotazione perché inizialmente non era neanche ben gestito il tutto. Poi, se ci andate a pensare, ma gli elfi di Warhammer Fantasy allora sono Eldar? Ma allora... Cioè, nel senso... E diventa tutto molto complicato allora da spiegare. Infatti, negli ultimi anni, sì, comunque si è sempre teso a negare quell'unione dei mondi. Ma poi è sempre stata una cosa come: ok, allora gli antichi hanno creato la mia razza, e le altre razze, quelle sono. No, si sono create da sole. Cioè, le facce di pesce sono. No, magari anche le facce di pesce, insomma. No, beh, che se metti una categoria che crea una razza, ma viene praticamente meticizzata, come fai a essere sicuro che in realtà non abbia creato tutte le altre razze? Perché alla fine, oh, gli Eldar combattono il caos, bello. Al momento sta facendo la maggior parte del lavoro, lo fa l'Imperium. Volente o nolente. Esatto. Minchia, che giornata di merda al lavoro. Comunque, detto questo, gli Eldar combattiamo il caos, hanno creato Slaanesh. Esatto. Comunque ragazzi, detto questo, noi abbiamo concluso con questo vlog. Siamo come al solito andati più lunghi del previsto. Noi ci vediamo nella prossima puntata, sperando che questo vlog vi sia piaciuto. Ciao a tutti, bagai. Apprezzi il lavoro di The Evil Company e Dice Games Italia? Potremmo fare anche di più se tu ci dessi una mano diventando nostro sostenitore con Patreon. Potremmo realizzare più eventi, fiere, fumetti, giochi, progetti, live e in cambio riceverai anteprime, prodotti e ricompense esclusive. Se vuoi di porci domande, idee, dubbi o considerazioni sui giochi di ruolo che abbiamo trattato sul nostro canale, clicca sul relativo vblog che trovi qui a fianco e scrivi nei commenti del relativo video la tua domanda. I vblog si dividono per GDR o per casa editrice che li produce per una nostra e vostra comodità nel rispondere a tutti. Inoltre, a questo link trovate il sondaggio per votare di settimana in settimana i vblog che volete vedere sul nostro canale. Ci vediamo nel prossimo vblog.